Solo chiaramente se viene fatto il pressing all'avversario siamo sicuri che la palla molto difficilmente può uscire, quindi si viene tutti in avanti e si potrebbe creare una situazione di questo tipo. No, voglio farvi vedere la situazione che accade molte volte, lo vedo adesso, io cerco di simulare una cosa di questo tipo. Giocatore scavalcato, quindi dribblato, l'avversario che entra in questa posizione, io vorrei, no, io voglio, non vorrei, questo deve uscire su questo scala su questo, questo scala su questo fa la diagonale con questo che attacca, la diagonale viene fatta da questo in questa situazione qua. Invece, quello che vediamo di solito è questo, che si vede molto spesso, torniamo come era prima, la situazione come era prima, molto spesso questo viene scavalcato con il dribbling, gli attaccanti gli vanno verso la porta e questi, i difensori, corrono dietro all'attaccante e temporeggiano così. E questo tranquillamente viene dentro. Nel momento in cui arriva qui, questo si muove. Ecco, questa è una cosa assurda secondo il mio punto di vista. L'attaccante che dribbla il mio terzino, immediatamente l'attaccante che dribbla il mio terzino, immediatamente deve in questo momento che viene dribblato, deve uscire uno dei due centrali, il terzino deve correre più in fretta possibile verso la porta. Secondo questi due gli altri due marcatori marcano le due punte. L'esterno destro dall'altra parte fa la diagonale marcando questo che attacca e in questa situazione può essere, se questo non ce la fa ad arrivare, può essere che sono uno contro uno. Ma non esiste che io diventi uno contro uno lo stesso con l'attaccante che riesce ad arrivare in area a crossare. Nella fase offensiva, premettendo sempre che voglio il possesso palla, vorrei il possesso palla, vorrei che la mia squadra, non di quelli tediosi, però di mantenerlo un po' sì, prima di verticalizzare, prima di accelerare l'azione. Con gli schemi, con le verticalizzazioni, i sostegni come voglio io, è chiaro che nel momento in cui il mio portiere ha la palla, voglio che dei tre difensori, due si allarghino col difensore centrale, i due esterni dei cinque vanno più avanti ad aggredire quasi il terzino della squadra avversaria e che le punte e i centrocampisti si muovono conforme a dove è la palla e quindi di solito voglio la palla che vada sull'esterno per fare quel discorso che ho fatto sui disegni con la palla che deve andare. Se io voglio che la palla vada sull'esterno, deve passare prima dall'interno con il giocatore che va a sostegno, magari si è aggredito, la palla ritorna e deve essere data o sull'esterno o su una delle punte con un centrocampista che va a sostegno. Beh, questo poi è un discorso che a seconda di come si muovono non ha importanza, ma quello che voglio nel 3-5-2 come inizio di possesso palla, inizio di fase offensiva è i tre difensori si allargano e i due esterni vanno più avanti, quasi in linea con le punte. Allora, nel momento in cui la palla viene data a uno degli esterni, la palla viene qui, è chiaro che voglio il centrale che vada a fare il sostegno in questo modo, non lo voglio così, lo voglio quasi in verticale. È chiaro che adesso le proporzioni è molto difficile farle, ma è molto difficile che l'avversario possa intercettare la palla dandola in verticale verso il proprio compagno ed è l'importanza del movimento del compagno perché io la devo volere in questa zona la palla perché se nel momento in cui sbaglio la palla esce o non può essere intercettata dall'avversario e invece se io faccio questo tipo di passaggio come viene fatto molte volte e questo invece viene a sostegno qui sta a sostegno qui può essere intercettata e quindi andare verso la porta. È meglio fare sempre 10 metri in più che 10 metri in meno. E nel momento in cui io sono pressato, come vi ho fatto vedere altre volte, se io sono pressato,
La palla viene data qui e immediatamente bisogna scavalcare il centrocampo e andare sulle punte. Le punte, nel momento in cui la palla viene buttata in questo modo, una punta viene incontro e l'altra va lunga. Altra cosa importante, è chiaro che giocando con il 3-5-2, nel momento in cui uno dei tre difensori fa il passaggio alla punta, lui non conta più sotto, per quanto riguarda la fase offensiva, deve immediatamente trovare la posizione assieme agli altri difensori e ritornare nella posizione più adatta a quello che è il 3-5-2. La fase offensiva poi viene fatta da questi altri giocatori, questi non c'entrano più. Nel 3-5-2 è chiaro che, come nel 4-3-3, contro il 4-4-2 hai l'uomo in più a metà campo. E quindi devi sfruttare questo uomo. Allora, nel momento in cui io costruisco l'azione, che la do al terzino, lo stopper, anche se aggredito, la palla viene data dietro, il centrocampista viene incontro per lasciare lo spazio a una delle punte che viene incontro e l'altra va in profondità, la palla viene data alla punta ed è il centrocampista chiaramente che viene a fare il sostegno. Nel momento in cui viene con questo avversario chiaramente addosso. E la palla dal centrocampista viene data in questa zona dove dovrebbe entrare l'ala, che o con il dribbling o se la sull'azione, nel momento in cui arriva in questa zona, deve crossare in questa zona. Come vi ho detto, allora adesso ve lo posso far vedere a differenza delle altre volte. Se la palla è qui, come vi ho detto, quindi le punte, una punta va sul portiere, l'altra punta va sul primo palo, l'esterno deve andare sul secondo palo e i centrocampisti devono venire a sostegno per la respinta e rimanere fuori dall'area e fare il semicerchio con chiaramente i difensori che devono venire in avanti e devono posizionarsi in questa zona chiaramente con le punte. Per la respinta, quindi devono stare i centrocampisti devono stare in anticipo, compreso i difensori devono vedere di non. Nel momento in cui la palla arriva in questa zona, ci sono gli avversari che marcano in questa situazione. La palla in questa posizione deve essere calciata sul primo palo. Quindi la prima punta va sul primo palo, l'altra va sul portiere e l'altra va sul secondo. Più mi avvicino alla porta, più in queste zone la palla deve essere messa sul secondo palo. Se entro dentro l'area, la palla deve essere messa o sul secondo palo o forte dietro. Allora, speriamo che l'esperimento sia riuscito, adesso vedremo quelle che saranno le vostre risposte. Siete voi che dovete dirmi se è andata bene o no. Comunque noi abbiamo cercato di fare il meglio di quello che potevamo. Stiamo cercando il sistema migliore per riuscire a spiegare, a parlare di calcio, in un modo comprensibile a tutti e che mi permetta di fare capire cosa intendo io.